Martedì 8 maggio 2018 si è svolto a Milano presso la Libera Università di Lingua e Comunicazione IULM il convegno Lingua e Cultura Araba, nuove prospettive di ricerca. L'incontro, organizzato nell'ambito del corso di letteratura araba del professor Simone Sibilio e coordinato dalla professoressa Cristina Dozio, ha voluto prendere in esame aspetti meno conosciuti di questa cultura, introdotti dal professore di lingua e letteratura araba dell'Università Cattolica Paolo Branca, autore del volume Il sorriso della mezzaluna, e dalla professoressa di lingua e filologia araba dell'Università degli Studi di Genova, Manuela Lisa Giolfo, autrice del volume Mastering Arabic Variation, edito da Aracne Editrice. Il tema più importante è quello di come affrontare la didattica della lingua araba alla luce del quadro comune europeo. Ci sono stati molti tentativi a questo proposito, ci sono molti manuali che dicono di raggiungere il livello A1, il livello B2 del quadro comune europeo. In Italia nessuno si è mai interrogato su cosa significhi veramente applicare il quadro comune europeo all'insegnamento dell'arabo. Questa è una cosa che cerchiamo di fare Federico Salvaggio ed io in questo volume, e ci scontriamo con una ideologia legata alla lingua araba, per cui la lingua araba corrisponderebbe all'arabo standard. Noi proponiamo invece una integrazione delle varianti colloquiali o di una di esse e dell'arabo standard all'interno di un curriculum che preveda la integrazione delle due varianti così come avviene nel mondo arabofono. Il livello di difficoltà a cui si va incontro è plurimo. Da una parte occorre combattere contro una ideologia che vuole la lingua araba una e unica. Tale ideologia è da associarsi particolarmente con il mondo arabo. Dall'altra parte occorre anche oltrepassare un ostacolo che è costituito dai nostri stessi studi di arabistica, che normalmente sono di stampo filologico e quindi prevedono che il soggetto riesca ad utilizzare essenzialmente la variante scritta della lingua. Infine ci sono dei problemi che riguardano gli insegnanti, i docenti, i quali naturalmente, se sono arabofoni, e cioè se la loro lingua madre è uno dei dialetti arabi, avranno studiato l'arabo standard e vorranno mettere a frutto questa loro competenza, saranno anche impregnati di una certa ideologia che riguarda la lingua araba e quindi non avranno alcuna voglia di mettersi ad insegnare l'arabo colloquiale oltre alla variante standard. L'uso della lingua araba, lingua diglossica che attualmente è fatto nel mondo arabo, non propone mai le due varianti come assolutamente distinte, ma si va incontro a quella che è la variazione dell'arabo contemporaneo. Ecco perché il volume si intitola Mastering Arabic Variation. Il libro si intitola Il sorriso della mezzaluna ed è un libro che insieme a due colleghe, Barbara De Poli e Patrizia Zanelli, abbiamo pubblicato qualche anno fa, ancora prima degli eventi di Charlie Hebdo, per documentare l'umorismo, l'ironia, la satira nella cultura araba antica e moderna. Io credo che le genti che si affacciano sul Mediterraneo condividano molte cose, tra cui anche questa in particolare, quindi è sorprendente trovare come argomenti simili siano trattati nelle barzellette, nei giochi di parole, negli scherzi, sia relativi alla politica, alla religione, ma naturalmente anche alle donne, ai bambini, ai medici, alle varie categorie che ciascuno ha come bersaglio della sua ironia. Certamente ci sono stati dei fatti gravi di cui parliamo nel libro, come l'assassinio del regista Theo Van Gogh o appunto Charlie Hebdo, anche se non era successo, ma qualche avvisaglia c'era stata con Salman Rushdie e i versi satanici, ma nonostante questi eccessi la maggioranza della popolazione assomiglia molto agli altri rivieraschi mediterranei che persino sulla religione scherzano e talvolta anche pesantemente. La raffigurazione di personaggi sacri, il profeta, gli angeli, Dio, ovviamente non è comune nell'arte islamica, salvo in Iran dove c'era una lunga
tradizione iconografica, ma non è quello il problema, è che soprattutto nelle barzellette in dialetto locale, quindi che a volte non sono conosciute perché non sono scritte in arabo classico e non arrivano a essere pubblicate nei libri, invece si trovano tratti molto comuni e talvolta assai divertenti.